Amici di Fulvio delle sue ricette, benvenuti. Guardate cosa sto assaggiando: la caponata siciliana di zucca, immancabile nelle tavole per le feste natalizie, ma anche durante tutto il periodo della zucca. Andiamo a vedere come prepararla. Partiamo subito dal sedano che va lavato, pulito bene, asciugato e tagliato a pezzettoni grossi in questa maniera qua. Perfetto, adesso prendiamo, oltre al sedano che è uno degli elementi principali, prendiamo anche la cipolla, la tagliamo bene, la laviamo e la tagliamo a fette non troppo sottili. Quindi la spacchiamo a metà e la tagliamo a fette a mezzeluna in questo modo. Perfetto, quest'altra operazione molto semplice è fatta. Adesso andiamo. Ai fornelli prendiamo una padella e mettiamo un giro di olio extravergine d'oliva generoso, perché dobbiamo andare a friggere la nostra zucca. La scaldiamo per bene, scaldiamo bene l'olio e friggiamo la zucca a pezzettoni abbastanza grossi, asciugatela bene prima della frittura, altrimenti eh, inizierà a scoppiettare. Appena la immergete nell'olio e la friggete fiamma vivace, la andate a friggere rendendola bella dorata che si formerà, vedete quella crosticina, ma non troppo scura. Mi raccomando, non troppo scura. La mettete a scolare in un piatto con della carta assorbente e la mettete da parte in maniera tale che si raffreddi un po'. Adesso pentola, olio extravergine d'oliva, una. Dose generosa sul fondo e iniziamo a rosolare partendo dal sedano che è quello che ha più tempi di cottura. Quindi mettete il sedano, aspettate circa 5 minuti col coperchio, fiamma dolcissima, mi raccomando fiamma bassa. Dopo circa 5 minuti mettete le cipolle. Stessa cosa, andate a mettere il coperchio e continuate la cottura con un pizzico di sale per far fuoriuscire l'acqua di vegetazione, anche un pizzico di pepe e continuiamo la cottura ancora altri 5-10 minuti e mettiamo olive nere denocciolate e capperi dissalati, sciacquateli molto bene e andiamo a continuare ancora la cottura rosolando sempre con coperchio e fiamma bassa adesso aggiungiamo un po' di passata di pomodoro giusto qualche cucchiaio in alternativa potete mettere anche un po' di concentrato di pomodoro, insomma, giusto a sporcarla non deve essere un sugo. Nel mentre, in un padellino andiamo a tostare i pinoli, ne andiamo a tostare leggermente, mi raccomando, sempre a fiamma bassa, non bruciateli. Guardate, leggermente tostati, li mettiamo da parte e andiamo a riprendere la nostra caponata che inizia a formarsi. Abbiamo messo il setano, la cipolle abbiamo messo le olive, ehm, i capperi, il pomodoro, adesso ah, quasi alla fine, 5-10 minuti prima della fine, mettiamo la zucca e i pinoli e facciamo cuocere ancora. Appena spegnete andiamo a mettere il nostro agrodolce, zucchero e aceto <ride> e giriamo per bene, assaggiate e regolatevi voi in base al vostro gusto. E adesso non vi resta che andarla a impiattare e servirla il mio consiglio prepararla il giorno prima e servirla il giorno dopo a temperatura ambiente quindi leggermente stemperata tiepida e si va a servire con delle fette di pane tostato anche del, delle fette di pane um, casareccio eccola qui la caponata è pronta che cos'è un antipasto sicuramente per uh, un buon antipasto, per arricchire il vostro menù oppure anche un contorno, scegliete voi dove posizionarlo, ma vi posso garantire che è di una bontà unica: ci deve essere rigorosamente il sughetto formato con l'olio e. Tutti gli, eh, i profumi e i sapori delle nostre verdure, non mi resta che salutarvi, invitarmi a seguirmi nei miei canali social, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao a tutti da Fulvio, mi raccomando, non può mancare la scarpetta. Alla prossima ricetta.